Benvenuti al Parovello di Rovello Porro. Siamo qua alle finali del campionato stagione 2013-2014. Siamo arrivati dopo una stagione molto bella e interessante, che ha visto giocare ben 10 squadre, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto e dall'Emilia Romagna. Abbiamo visto qualificarsi quest'anno 4 compagini alle finali nazionali, con Rovello Sgavic imbattuti. Al secondo posto Ferrara, con 2 vittorie inaspettate sui campioni di plurititolati Sarono Castor. I Sarono Castor al terzo posto e outsider Varese Pirates. In questo momento siamo alle mie spalle, potete vedere la partita per il terzo posto tra Sarono Castor e Varese Pirates. Le due squadre hanno affrontato rispettivamente Ferrara, Los Corneteros e Rovello Sgavic. La prima partita di questa mattina abbiamo visto Rovello Sgavic vincere nettamente su un Varese Pirates che nei primi secondi di gioco ha visto un giocatore importantissimo infortunarsi, lussarsi un dito, quindi un infortunio abbastanza importante per un giocatore di Chukwol, e la partita non ha visto storia. Nella seconda semifinale invece combattutissima tra Los Corneteros Ferrara e Sarono Castor, una partita giocata punto a punto fino alla fine, decisa proprio all'ultimo secondo. In seguito abbiamo visto importantissimi spareggi in ottica Serie A per la prossima stagione. Due squadre di Serie B hanno affrontato le ultime due classificate della Serie A. Quindi nella prima partita abbiamo visto Caronno Sharp affrontare Rovello Seran, l'ottava classificata della Serie A, che ha affrontato appunto i quarti classificati della Serie B. E da questa partita l'ha vista spuntare i padroni di casa di Rovello Seran, una partita anche questa molto combattuta, ma negli ultimi minuti i caronnesi hanno mollato un po', forse ci hanno creduto di meno. Nella seconda partita di spareggio abbiamo visto White Wallers Empoli dalla Toscana affrontare i caronnesi dei Pollux, una bella partita che ha visto per la prima volta una squadra toscana allo spareggio per andare in Serie A. Combattutissima anche questa, partita molto emozionante, vinta anche questa agli ultimi scampoli di gioco da Saronno Pollux, che ci ha creduto forse un po' di più. Sempre in questa sede abbiamo visto anche due finali di Under 14, prima si è giocato il quinto sesto posto e in seguito il terzo quarto, adesso si sta giocando appunto, come vi ho detto, il terzo quarto posto dei grandi. Al fine di questa partita, prima della finalissima in cui si segnerà lo scudetto, vedremo anche la finalissima del campionato nazionale Under 14. Allora, buongiorno a tutti, oggi siamo qui alla finale playoff di Serie A a Rovello e abbiamo un ospite speciale, il presidente della federazione americana Pierre Alain Girardin. Lo ringraziamo prima di tutto di essere venuto da Siena, dove abita, fino qua, e vorremmo fargli qualche semplice domanda. Prima di tutto, io so che lui ha seguito una parte del campionato italiano di Serie B e anche un pochino di quello di Serie A, ha seguito i playoff di Serie B a Perugia 2 settimane fa e oggi è qui a seguire i playoff di Serie A. Vorrei chiedergli cosa ne pensa del livello del Chukwol in Italia, del livello di comportamento dei nostri giocatori e più in generale dell'organizzazione di questi eventi. Primo, sono felice di essere qui e grazie mille per l'intervista. E il livello di giocatori in Italia è veramente buono e l'organizzazione perfetto. Si vede che l'Italia ha fatto l'organizzazione del World Football Championship in Ferrara e ha imparato da lì. E per il rispetto dei giocatori è veramente fantastico di vedere giocatori dare un punto all'altra squadra.
Allora, spieghiamo questa cosa. Allora, nel football si può segnare il punto, ma lo si può anche regalare all'avversario, uguale. Se si sbaglia il tiro e il tiro cade nell'area interdetta o fa fuori dal campo, si realizza un cosiddetto punto consegnato. Qualche volta l'arbitro non si accorge, quindi i giocatori fanno un autoarbitraggio a proprio svantaggio. E questo si è visto oggi, quindi è greco, è il massimo del fair play. Perfetto. Beh, adesso chiediamogli qualcosa del football in America, visto che Pierre lavora negli Stati Uniti, molto spesso viaggia, va alle convention degli insegnanti di educazione fisica, gira per i college, eccetera, gli chiediamo come va la diffusione del football negli Stati Uniti. Ho iniziato il mio business negli Stati Uniti in 2002. E il primo obiettivo era di fare l'introduzione del football nelle scuole, perché sono convinto per l'educazione del football. E l'ho fatto e adesso c'è 5.000 scuole che giocano a football durante l'educazione fisica. E adesso si continua negli Stati Uniti con un manager che continua a fare il lavoro che ho fatto per 10 anni. Allora, io so anche che al di fuori della scuola sono nate due realtà, una nel New Jersey e una a Boston. Sì, adesso c'è una squadra in Boston con Steve Harbour e un'altra squadra in New Jersey con Richard Holt, e le due squadre si sono incontrati l'anno scorso per un tournamento in Connecticut, perché le distanze negli Stati Uniti sono veramente grandi e loro hanno fatto questo campionato negli Stati Uniti in Connecticut tra New Jersey e Boston. Ok, quindi c'è un grande futuro che aspetta la diffusione del football negli Stati Uniti. Credo di sì, perché quest'anno ci sarà 4 squadre, una del Canada, adesso sì, un amico in Canada che vuole giocare in luglio con loro, e 2 squadre di New Jersey. Allora, paradossalmente sembrerebbe più facile diffondere il football in un paese come gli Stati Uniti, invece è una cosa estremamente difficile perché ci sono già molti sport con un alto livello competitivo e quindi il tuo lavoro deve essere stato molto più complicato del nostro in Italia. Sì, negli Stati Uniti ci sono il basketball, lo football americano football e lacrosse e baseball. Questo è una grande competizione per il football. Ecco, dietro di noi le immagini stanno facendo scorrere una partita veramente importante, che è la finale del campionato Under 14, per cui è il nostro futuro. Hai visto giocare questi ragazzini Under 14? Sì, era veramente bello di vedere questi giocatori. Ok, allora ringraziamo Pierre per l'intervista. Grazie Chiara. Ci vediamo. Ringraziamo Piero per averci chiesto. Ci vediamo al prossimo campionato. Ah, ci vediamo a Rimini. Sì. All'International Beach Football Festival, che ci sarà dal 9 all'11 maggio a Rimini. Ciao. Grazie a tutti. Ciao.